Ciao ragazzi, iniziamo la nostra lezione sull'Africa e prima di avviarci nel nostro percorso in quello che un tempo era chiamato il continente nero, vediamo questa piccola clip video di presentazione. L'Africa è il terzo continente della Terra per estensione territoriale dopo America e Asia. È interamente circondata dal mare, a eccezione di una piccola zona in corrispondenza dell'Istmo di Suez al confine con l'Asia. Il continente è bagnato a nord dal Mar Mediterraneo, a est dal Mar Rosso e dall'Oceano Indiano, a ovest dall'Oceano Atlantico. L'unica isola di grandi dimensioni è il Madagascar, la quarta più grande del mondo. Presso la costa della Tanzania si trova l'isola di Zanzibar, la maggiore del versante orientale. Dalla forma tozza e allungata verso sud, l'Africa è attraversata dall'equatore circa a metà della sua estensione, con importanti conseguenze sul clima. In particolare, la regione centrale è ricoperta dalla foresta pluviale e gode di un clima equatoriale, caratterizzato da piogge frequenti e temperature raramente inferiori ai 20 gradi. Le piogge regolari contribuiscono a ingrossare il corso di due dei principali fiumi africani che scorrono in questa fascia: il Niger, che sfocia con un grande delta nel Golfo di Guinea, e il Congo, che sfocia nell'Oceano Atlantico. A nord e a sud dell'equatore si trovano le due zone della savana, in cui le stagioni piovose si alternano a quelle secche. La savana è caratterizzata da una vegetazione a prevalenza erbosa, con arbusti e alberi distanziati tra loro. Accanto alla savana si estendono le zone desertiche. A nord si trova il deserto del Sahara, il più vasto della Terra, con temperature diurne che possono superare i 50 gradi e precipitazioni scarsissime. A sud si trova il deserto del Kalahari, parte di un vasto altopiano. Più piccolo è il deserto del Namib, esteso nella parte costiera della Namibia occidentale. È uno dei più antichi al mondo, costituito da una cintura spettacolare di dune. Superata la zona desertica, sia verso nord sia verso sud, si accede a fasce climatiche più temperate di tipo mediterraneo. Queste zone sono le più popolose e industrializzate dell'Africa. A nord, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto. A sud, la Repubblica Sudafricana. Il principale fiume settentrionale è il Nilo, considerato il più lungo del mondo con i suoi 6.671 chilometri. Il principale fiume meridionale è invece lo Zambesi, che corre in Zambia, Angola, al confine con lo Zimbabwe fino in Mozambico, dove sfocia nell'Oceano Indiano. Dal Mozambico parte una lunga spaccatura della crosta terrestre chiamata Rift Valley. La Rift Valley, che giunge sino alla Siria, è zona sismica e vulcanica. Lungo la valle corre una catena di laghi tra i più profondi al mondo. In prossimità della Rift Valley si trovano inoltre le montagne più alte del continente, tra cui il Ruwenzori, il Kilimangiaro e il Monte Kenya. Questi ultimi sono vulcani spenti e sulle loro cime si trovano ghiacci perenni. Questo video un po' presenta il nostro percorso sull'Africa che avvieremo oggi. Un percorso che ci permetterà anche di capire perché quattro, in modo particolare, degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 sono strettamente interessati a questo continente. Sconfiggere la povertà, l'obiettivo 1, perché vedremo che l'Africa, pur essendo ricca di risorse, è il continente più povero al mondo per tutta una serie di motivi. In modo particolare la causa principale vedremo essere l'azione di colonizzazione che gli europei hanno portato avanti nei confronti delle popolazioni presenti in Africa, impoverendole sempre più. Un altro obiettivo per cui si sta investendo in Africa è l'obiettivo 6, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, perché effettivamente un po' per il territorio, perché appunto come avete ascoltato l'Africa presenta grandi aree desertiche, un po' per l'assenza di infrastrutture,
L'acqua non è presente in tutti i villaggi, non è presente, non è disponibile per tutte le persone che vivono in Africa e l'assenza di acqua inevitabilmente rende precarie le condizioni igieniche e di salute in generale. Poi l'obiettivo 3, assicurare la salute e il benessere per tutte le età, perché come abbiamo visto nelle lezioni di geografia umana, in Africa è molto alto il tasso di mortalità infantile, la condizione di salute non è garantita a tutti, per cui è vero che come dire, l'Africa ha un tasso di natalità altissimo, è presente la popolazione più giovane al mondo, ma questo perché dall'altra parte non c'è una grande speranza di vita, cioè non arrivano molti all'età adulta perché muoiono tantissimi in età tenera. Quindi lottare per garantire una maggiore qualità della salute a tutti. E poi l'obiettivo 10, che un po' sintetizza gli altri, cioè ridurre le disuguaglianze all'interno delle nazioni e fra di esse. Perché vedremo che in Africa ci sono dei conflitti tra i vari stati, tra le varie etnie e ci sono delle realtà di per sé contrastanti, aree sviluppate come ad esempio il Sudafrica, e paesi in preda a lotte interne, come è stato il Ruanda, o soggette alla continua migrazione da parte di gente che appunto lascia le proprie terre in cerca di un'opportunità di vita migliore. Quindi non solo ridurre l'ineguaglianza all'interno dello stesso Stato, della stessa nazione, come popolo che condivide cultura, eccetera, ma anche tra le varie nazioni. Allora, questa è, diciamo, una carta un po' generale del nostro continente, l'Africa che è il terzo continente per estensione presente al mondo. Il primo sappiamo essere l'Asia e il secondo è l'America, non Stati Uniti, proprio continente americano. L'Africa è il terzo continente per estensione al mondo e come abbiamo ascoltato, diciamo che è interessante vedere come questo continente sia attraversato dall'equatore. Vedete la linea tratteggiata? La spacca praticamente, spacca l'Africa praticamente quasi a metà. La presenza dell'equatore inevitabilmente va a condizionare il clima e non solo è tagliata dall'equatore, ma anche dai due tropici, il tropico del Cancro a nord e il tropico del sud, sì, il tropico del Capricorno a sud. Per intenderci, il tropico del Cancro si trova nell'emisfero settentrionale o boreale, il tropico del Capricorno si trova nell'emisfero australe o meridionale. Sappiamo che quando parliamo di Africa, come vi dice nella nota a fianco, l'Africa diventa sinonimo di deserto e in effetti abbiamo grandi deserti in Africa. Abbiamo il deserto del Sahara a nord, eccolo qua in giallo, e a sud abbiamo un deserto che si articola in due deserti minori. Il deserto Namib, qui sulla costa occidentale, questo è ovest, è il deserto del Kalahari di cui vi ho parlato nel video stesso. Sono più piccoli rispetto al Sahara. Il Sahara è il deserto più grande del mondo. Ovviamente questi deserti vanno a in qualche modo circoscrivere e a condizionare le fasce climatiche. Infatti, le zone più in qualche modo abitate o comunque che hanno un clima più favorevole alla vita si trovano a nord del deserto del Sahara, questa zona qui, quella che viene chiamata Maghreb, e a sud del deserto del Kalahari, questa è la zona in cui si trova il Sudafrica. Allora, che cosa sappiamo più a livello fisico? Che cosa possiamo dire dell'Africa? Possiamo dire che si presenta come un continente molto compatto, è una sorta, adesso, allo stato attuale, è come se fosse una grande isola, perché è circondata dal mare per tutti quanti i versanti, il mar Mediterraneo, qua abbiamo l'Oceano Indiano e qua abbiamo il Pacifico, ma il punto è un altro, qui dove c'è scritto Istmo di Suez. L'Istmo di Suez, l'istmo, proprio la parola istmo, è una striscia di terra che univa appunto l'Africa all'Asia. Però nel 1869, questo istmo di Suez è stato separato, è stato spezzato ed è stato creato il canale di Suez che permette appunto il collegamento tra il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso. E quindi poi scendendo qui abbiamo il collegamento con l'Oceano Indiano. Ricordatevi che l'istmo di Suez non è un, scusatemi, il canale di Suez non è un canale naturale, ma è stato creato dall'uomo nel XIX secolo, nel 1869.
E ricordatevi che proprio la zona dell'Egitto e la zona di Suez, poi nello specifico, verrà contesa tra Francia e Inghilterra proprio per il controllo dei commerci tra il Mediterraneo, il Mar Rosso e quindi l'Oceano Indiano. Poi, analizzando sempre il continente dal punto di vista fisico, diciamo che l'Africa è separata dall'Asia grazie al canale di Suez ed è separata dall'Europa a nord dal cosiddetto stretto di Gibilterra, dove, secondo il mito, erano collocate le cosiddette colonne d'Ercole, il limite invalicabile su cui era segnata la scritta non plus ultra, non più oltre. Cioè, nell'antichità, prima che venisse scoperta l'America, si credeva che oltre questo stretto qui di Gibilterra ci fosse soltanto acqua, quindi non plus ultra, non potevi andare oltre. Analizzando l'Africa a livello proprio morfologico, possiamo vedere che ha una forma molto compatta, ha delle coste abbastanza rettilinee, non abbiamo dei porti, scusatemi, non abbiamo, come dire, non abbiamo dei porti naturali, abbiamo qualche golfo, ad esempio questo qui, dove sto muovendo la manina, è il Golfo della Guinea, ma non abbiamo dei porti naturali, vedete, è molto lineare come contesto. Allora, possiamo individuare una serie di aspetti in questo nostro territorio. Ad esempio, sappiamo che presenta, vediamo un po' innanzitutto, scusatemi, i punti estremi del nostro continente e per fare questo ho bisogno un attimo della cartina. Allora, ecco qua. Il punto più a sud, eccolo qua, il punto più a sud è il cosiddetto Capo Agujas, noto anche come Capo di Buona Speranza, ed era appunto il punto più a sud dell'Africa, era ed è il punto più a sud dell'Africa e si trova nello stato del Sudafrica. Ad ovest il punto più estremo è Capo Verde. Eccolo qua. Capo Verde è il punto più estremo e si trova in Senegal. A nord il punto più estremo è qui ed è Capo Bianco e si trova in Tunisia. E ad est il punto più estremo è Capo Afun e si trova in Somalia. Vediamo se qua. Non lo riesco, però è qua. Quindi ricordate, gli estremi si trovano, il punto più a sud è Capo Verde, ve lo dovete ricordare, scusatemi, il punto più a sud è Capo Verde, no, scusatemi, il punto più a sud è Capo di Buona Speranza, questo ve lo dovete ricordare perché quando hanno circumnavigato l'Africa è da qui che come dire, hanno doppiato questo punto, cioè l'hanno oltrepassato per fare appunto il giro dell'Africa. Il punto più a sud è in Sudafrica ed è Capo di Buona Speranza. E poi abbiamo il punto più ad ovest in Senegal, il punto più a est in Somalia, il punto più a nord in Tunisia. Sempre ritornando nel nostro discorso della descrizione fisica dell'Africa, possiamo dire che in Africa sono presenti anche delle isole. Abbiamo praticamente la seconda isola più grande al mondo, il Madagascar, eccola qua. La prima isola più grande al mondo è la Groenlandia, che si trova vicino al polo e appartiene politicamente alla Danimarca. Il Madagascar è la seconda isola più grande del mondo. Oltre a questa abbiamo anche degli arcipelaghi, ad esempio abbiamo la Tanzania, qui c'è la freccia, e l'isola più, diciamo, più importante della Tanzania è Zanzibar. Poi che cosa possiamo dire sempre a livello fisico? Che in questo nostro continente è presente un'unica penisola, eccola qua, il cosiddetto Corno d'Africa, corno perché ha la forma proprio di un corno, vedete, come quello di un rinoceronte, e di questo parleremo dopo perché sarà la meta della colonizzazione italiana, questo Corno d'Africa. Poi, sempre guardando un po' la morfologia, il territorio è dominato prevalentemente dai deserti e poi abbiamo è come se fosse un unico grande altipiano. Quindi una formazione orografica non particolarmente elevata, in cui si innalzano alcuni monti, come ad esempio il Tibesti, eccolo qui, e l'Agar, che si trova nel deserto del Sahara. E poi abbiamo altri monti che, come vi ho detto nel video, in realtà sono dei vulcani, come il Ruwenzori, eccolo qua, e poi ovviamente c'è il Kilimangiaro, che qui ma lo vediamo meglio dopo. Allora, partiamo
A livello di, questo giusto per farci un quadro generale sul continente, adesso andiamo a vedere nello specifico i rilievi. Ecco qua, questo è quello che vi dicevo prima. A nord è collegato il Mar Mediterraneo, insomma, separa l'Africa dall'Europa con lo stretto di Gibilterra. A est abbiamo l'istmo di Suez, a ovest abbiamo l'Oceano Atlantico, ho detto Pacifico forse prima, no, questo è l'Atlantico. E a sud abbiamo l'Oceano Indiano, sud-sud-est abbiamo l'Oceano Indiano. Ecco qua le catene, quello che volevo farvi vedere prima. Tra le catene montuose più importanti dell'Africa, a nord abbiamo la catena dell'Atlante, che poi dà il nome all'Oceano Atlantico, che è quello che si trova ad ovest. Quindi non ricordo se prima ho detto Pacifico, ma è stato un lapsus ovviamente. È l'Oceano Atlantico questo. Quindi l'Africa è bagnata dall'Oceano Atlantico e dall'Oceano Indiano ad est. Atlantico ad ovest, Indiano ad est. Tra i monti ricordate l'Atlante, che si trova qui a nord-ovest. E poi tra gli altri monti, a parte i Rubenzoni che vi ha detto essere un vulcano, ricordate che nell'area subsahariana abbiamo il Kilimangiaro, eccolo qua, il Kilimangiaro che supera i 5.000 metri, anzi sono quasi 6.000, 5.895. E questo monte è interessante perché pur trovandosi praticamente a ridosso dell'equatore presenta delle cime, delle vette perennemente ghiacciate e innevate, e di questo parleremo dopo. Poi tra gli altri monti ricordate questa catena montuosa che vedete qua sotto, e qua c'è un qualcosa di più marrone. Questi sono i cosiddetti Monti dei Draghi. E poi, sempre a livello orografico, ricordatevi la Rift Valley. La Rift Valley è questa depressione che si allunga per circa 6.000 km, perché parte dall'Africa e arriva alla Siria, arriva in Medio Oriente. Ed è interessante perché non solo è perennemente attiva a livello vulcanologico, ma è proprio nella Rift Valley che, se ricordate, sono stati ritrovati i primi reperti archeologici relativi alla preistoria e all'uomo stesso. L'ominazione inizia nella Rift Valley, Lucy per intenderci, è stata trovata proprio lì. Allora, andiamo a vedere adesso l'idrografia, cioè i corsi d'acqua. Tra i corsi d'acqua più importanti sicuramente abbiamo il Nilo. Qui lo indico come il più lungo del mondo, ma in realtà non è proprio così. È uno dei più lunghi fiumi del mondo e al suo interno presenta due corsi d'acqua più importanti, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro. Nasce nel centro Africa, nella prossimità della regione dei Grandi Laghi e sfocia nel Mediterraneo. E noi sappiamo che gran parte del Nilo è navigabile ed è stato un fiume fondamentale per la nascita della civiltà in Africa, in modo particolare della civiltà egizia. Poi, tra gli altri fiumi, abbiamo il Niger, eccolo qua, che sfocia nell'Oceano Atlantico. Il Niger che dà il nome alla Nigeria, scusatemi, che dà il nome allo stato del Niger, appunto, è importante perché è proprio come dire, per il fatto che è legato alla zona in cui si trova la foresta pluviale, in cui abbiamo queste forti precipitazioni, il Niger è ricco di acqua e noi sappiamo quanto possa essere importante questo in un contesto desertico. Poi un altro fiume molto importante è il Congo, eccolo qua, che dà vita ad un vero e proprio bacino idrografico, cioè coinvolge una serie di fiumi e questo è il bacino più importante dell'Africa, più possente dell'Africa. Anche il Congo, come il Niger, sfociano nell'Oceano Atlantico. E poi ricordatevi che abbiamo una serie di laghi in Africa, la cosiddetta regione dei Grandi Laghi, eccola qua, che si ritrova a ridosso della Rift Valley. Tra questi ricordiamo in modo particolare il lago Vittoria, che è questo più grande. Si chiama Vittoria perché prende il nome dal sovrano colonizzatore, cioè la regina Vittoria, la regina inglese. Ma oltre al Vittoria abbiamo altri laghi, tipo il Tanganyika, che è qua sopra, e il Malawi. Ricordatevi, lo vedremo tra poco, che a ridosso, insomma, nell'area del lago Vittoria ci sono le bellissime cascate Vittoria, che adesso vi mostro. E un altro lago che si trova però più a nord, quindi è un altro bacino, è il lago Chad, che è privo di emissari. Quindi è un lago che in realtà è come se fosse una grande pozzanghera, tra virgolette, nel senso che si alimenta con le piogge equatoriali, quindi c'è questo bacino che si riempie grazie alle piogge. Ecco le cascate Vittoria, che si trovano appunto a ridosso tra lo Zambia e il Zimbabwe, quindi scusatemi, lo Zimbabwe, si ritrova questa cascata a ridosso della regione dei Grandi Laghi, vicino appunto al lago Vittoria. Guardate quanto è bella. Poi,
vedere adesso il clima. Fondamentalmente, per quanto riguarda l'Africa, possiamo individuare sostanzialmente quattro fasce climatiche in base alla latitudine, e sono i quattro colori che qui vedete rappresentati. Abbiamo una fascia equatoriale, quindi quella che sta a ridosso dell'equatore, che va dalla costa atlantica, quindi che va da questo lato fondamentalmente all'altra parte, alla costa, diciamo, indiana, dell'oceano indiano, ed è il verde, cioè verde sia da questa parte che da quest'altra parte in Madagascar. È caratterizzata questa fascia equatoriale dal clima caldo umido. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo tante precipitazioni all'interno dell'anno e la temperatura media si aggira intorno ai 25 gradi. Il paesaggio è dominato dalla foresta pluviale. Che cos'è questa foresta pluviale? È una foresta molto fitta, caratterizzata da alberi grandi, da liane e da un fitto sotto, in qualche modo non sottobosco, ma da una serie di arbusti che vanno a impedire quasi al sole di raggiungere il suolo. E questa foresta pluviale poi la troveremo anche in America, in Amazzonia ad esempio. E ad esempio in Africa lo stato che ha la maggiore estensione di foresta pluviale è il Congo. Poi abbiamo un'altra fascia che è la fascia tropicale, questa arancio. La fascia tropicale si chiama così perché si trova a ridosso dei due tropici. La fascia tropicale, in qualche modo in questa fascia non ci sono quasi precipitazioni e l'ambiente è soprattutto desertico. Infatti, per intenderci, è quello che domina la maggior parte del continente africano. Per intenderci, a nord è la fascia che si trova a ridosso del Tropico del Cancro, quindi è questa zona qua dove si trova il deserto del Sahara, quindi è questo giallino più chiaro. In realtà a sud è la zona in cui si trova il deserto del Namib qua, e del Kalahari, questa zona qui sotto. Qui diciamo che la rappresentazione grafica qua è un pochino abbozzata. Poi abbiamo la fascia subtropicale, cioè quella fascia che si trova rispettivamente a nord rispetto ai tropici, ed è questa rossa, è questa qui, a nord rispetto ai tropici o a sud rispetto al tropico all'altro tropico. Qua troviamo poche piogge e l'ambiente che domina è quello della savana. Diciamo che la temperatura è abbastanza calda, d'inverno raggiunge i 16 gradi, d'estate anche i 40. E poi abbiamo la fascia costiera, che questa è in rosso ed è l'unica che è corretta per come è rappresentata, che in qualche modo è la fascia che presenta un clima mediterraneo e temperato ed è quella che effettivamente favorisce la popolazione, insomma la presenza delle popolazioni. Attenzione che se il discorso di allora innanzitutto fascia climatica, che cosa vuol dire? Recupero un contenuto che voi dovreste già avere. La fascia climatica è una caratteristica di clima che va a delimitare uno spazio compreso tra una serie di paralleli. In realtà, quindi tenendo conto della latitudine, in realtà la fascia, per esempio, fascia climatica da qua a qua, la fascia climatica non tiene conto di una serie di parametri, ad esempio non tiene conto dell'altitudine. Infatti in Africa più che di fasce climatiche sarebbe corretto parlare di zone climatiche, perché ad esempio nella fascia tropicale in cui si trova il Kilimanjaro, quindi questa zona qua, tecnicamente la fascia è tropicale, per quindi che caratteristiche ha? Non ci sono precipitazioni, l'ambiente è desertico, eccetera, eccetera. Però se noi andiamo a prendere il Kilimanjaro ha delle nevi perenni, quindi nel Kilimanjaro c'è un clima alpino, anche se ci troviamo nella fascia tropicale. Quindi come si spiega questo? Si spiega perché la fascia climatica usa come parametro soltanto la distanza dal punto che stiamo analizzando rispetto all'equatore, quindi usa come parametro soltanto la latitudine, mentre la zona climatica tiene conto di altri fattori come ad esempio l'altitudine, quindi se un luogo, anche se si trova vicino all'equatore, è molto alto, sarà sicuramente più freddo. Quindi vedete, questi sono i paesaggi di cui vi parlavo prima. Allora, adesso andiamo a vedere un po' il discorso inerente alla popolazione e quindi mi aggancio a quanto abbiamo studiato di geografia umana. La popolazione in Africa è in continuo aumento, anche se la densità è molto bassa, perché appunto c'è una serie di zone che non permette di vivere, non permette l'insediamento umano, quindi la densità non è equamente distribuita sul territorio.
Quindi gli abitanti sono concentrati soprattutto nella parte centro-meridionale, cioè sotto il deserto del Sahara fondamentalmente, oppure nelle zone a ridosso dei grandi fiumi, come nella valle del Nilo. Che cosa possiamo dire? Gli stati più popolati dell'Africa sono la Nigeria, l'Egitto, la Repubblica Democratica del Congo e il Sudafrica. Quindi la Nigeria, qui dove ho la manina, poi l'Egitto, qua sopra, la Repubblica qui, la Repubblica Democratica del Congo e il Sudafrica. Queste sono le regioni più, regioni, scusatemi, gli stati più popolati. Come vi dicevo prima, in Africa si assiste a questa crescita demografica molto elevata, dovuta a questo elevato tasso di natalità, nascono tanti bambini, ma c'è allo stesso tempo un elevato tasso di mortalità, soprattutto infantile. Questo perché? È un circolo vizioso. Ci sono carenze nel sistema sanitario, per cui non si riesce a garantire non si ha una speranza di vita molto alta. Ci sono malattie infettive, a parte il Covid ultimamente, la malattia che in qualche modo tormenta l'Africa è l'HIV. E quindi abbiamo queste popolazioni che devono combattere contro epidemie, carestie e tutta una serie di guerre tra gruppi etnici che sicuramente non aiutano, al miglioramento, non portano al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Quindi le speranze di vita sono fondamentalmente molto basse. Ma chi sono le popolazioni africane? Chi sono gli africani? Diciamo che in Africa vivono vari gruppi etnici, cioè varie culture. Fondamentalmente possiamo individuare due macro aree. L'area mediterranea, quindi l'area settentrionale e quella del Sahara, è popolata soprattutto da etnie di origine araba e praticano l'Islam, quindi sono di religione musulmana. Mentre l'area subsahariana, quindi quello che sta sotto il deserto del Sahara, presenta centinaia di etnie diverse, è quella che durante la colonizzazione veniva chiamata Africa Nera, e qui abbiamo una serie di popoli con culture differenti, con religioni differenti, con culti locali e abbiamo anche la diffusione del cristianesimo, soprattutto nella sua accezione protestante. Perché? Perché è la religione dei colonizzatori. La Francia, l'Inghilterra, il Belgio sono scesi appunto nell'Africa nera, così come la chiamavano in modo anche dispregiativo i colonizzatori, perché appunto l'Africa era vista come la terra degli schiavi. Pensate alla Costa d'Avorio, lo vedremo tra poco, è da lì che partivano gli schiavi per le piantagioni e non solo. Dicevo, hanno portato e hanno imposto anche la loro religione. A livello linguistico, anche qua non abbiamo un'unità linguistica, perché ci sono delle lingue locali, ma molti stati utilizzano ancora la lingua degli ex colonizzatori. Ad esempio, in Algeria si parla correttamente e correntemente il francese, perché l'Algeria era una colonia della Francia. Un'altra lingua molto diffusa è il portoghese, l'inglese. Quindi, diciamo che oltre alle lingue nazionali, ci sono anche le lingue degli ex colonizzatori. Per quanto riguarda invece lo sviluppo urbano, che cosa possiamo dire? Diciamo che la maggior parte delle persone vive in contesti rurali, quindi in contesti di campagna, in villaggi spesso afflitti da una profonda povertà. E mentre ci sono poche città e alcune di queste città sono particolarmente sviluppate, come nel caso del Cairo, mentre altre sono praticamente delle enormi baraccopoli. Quindi c'è un contrasto anche per quanto riguarda lo sviluppo urbano. Questo processo di urbanizzazione, diciamo che gradualmente si sta intensificando, anche se, ripeto, la maggior parte della popolazione vive in contesti rurali di villaggi. E spesso ci si sposta dalla campagna verso la città per tutta una serie di motivi, da quelli legati a motivi di guerra, ai motivi legati all'economia, ma anche e soprattutto ci si sposta a causa della desertificazione del territorio, perché a causa dei meccanismi legati ai cambiamenti climatici il territorio diventa sempre più desertico, l'acqua manca, la vegetazione scarseggia, quindi le persone che vivono in un contesto rurale, non avendo più risorse, sono costrette a migrare, a spostarsi. Vediamo un po' l'economia dell'Africa su cosa ruota. Allora, diciamo che fondamentalmente l'Africa è un continente del paradosso, perché
è ricco a livello di materie prime, diamanti, oro, ad esempio nel Congo, il petrolio, però è povero perché è stato letteralmente invaso, sfruttato e distrutto dalle popolazioni occidentali che sono andate lì a colonizzare. E più, quindi, oltre a questo discorso, a questo paradosso presente nell'economia dell'Africa, bisogna sottolineare che ci sono tanti altri problemi da fronteggiare. Le guerre interne sicuramente, ma anche la piaga dello sfruttamento minorile in modo particolare. Diciamo che il settore più sviluppato è quello primario, quindi il contatto diretto con le risorse, l'agricoltura, anche se è un'agricoltura spesso legata a tecniche tradizionali, quindi è un'agricoltura che non si è evoluta sul piano tecnologico e che è fondamentalmente di sussistenza, serve a sopravvivere. Quindi ci sono da una parte contadini, ma questi contadini non riescono ad ingranare a livello economico. Dall'altra parte si lavora, si cerca di favorire l'esportazione, ma non si risolvono i problemi locali. Per quanto riguarda invece il settore secondario, l'industria, diciamo che l'industria è collocata soprattutto in alcuni centri, ma è legata a multinazionali, cioè non sono esponenti dell'economia africana a gestire le industrie, ma sono stranieri, quindi sono europei, americani e asiatici che vanno lì a gestire il potere industriale. Per quanto riguarda invece i servizi, il tutto è particolarmente sottosviluppato. Eppure c'è da dire che, soprattutto negli ultimi tempi, proprio per questa disomogeneità dello sviluppo economico dell'Africa, c'è da dire che ci sono alcuni stati, come ad esempio il Marocco e il Kenya, ma anche il Sudafrica, che allora, il Sudafrica è qua, il Kenya è qua e il Marocco è qua sopra. Il Marocco, Kenya e Sudafrica che hanno investito nella cosiddetta economia green, cioè nell'economia ecosostenibile. Perché? Ad esempio, nel caso del Marocco, il Marocco non è particolarmente ricca di, come dire, di combustibile fossile. Non c'è petrolio, non c'è carbone, eccetera. Allora che cosa ha fatto? Siccome non ha degli impianti industriali da convertire, perché appunto non ce n'è, ha investito direttamente ad esempio sull'energia eolica e sull'energia solare. E ad esempio l'isola giusto, l'isola di Marrakech, che è famosa perché è una meta turistica per tutto l'Occidente, è alimentata, tra virgolette, la sua economia, il fabbisogno energetico dell'isola di Marrakech si basa proprio sull'utilizzo dell'energia rinnovabile eolica. Quindi ha potuto farlo perché non ha avuto spese di conversione industriale. Stessa cosa il Sudafrica sta investendo da questo punto di vista e il Kenya. Allora, andiamo a vedere un attimo a livello politico come è organizzata l'Africa. Allora, l'Africa presenta 54 stati indipendenti e alcuni stati che invece si trovano geograficamente in Africa, nel continente africano, ma dipendono politicamente da altro, come ad esempio, eccole qua, le isole Canarie. Le Canarie si trovano di fronte al Marocco, ma in realtà sono di competenza spagnola. Oppure la Réunion, quest'isola che si trova ad est del Madagascar, che si trova appunto geograficamente in Africa, ma in realtà dipende dalla Francia. Quindi abbiamo 54 stati indipendenti più alcune dipendenze coloniali. L'indipendenza è un concetto, è un aspetto interessantissimo per l'Africa, perché vi ho detto che da secoli, diciamo che dal 400 in poi, è stata la terra in cui tutti sono andati, in cui tutti hanno colonizzato, anche l'Italia ha colonizzato in Africa. E quindi gradualmente queste popolazioni hanno lottato per l'indipendenza. Il primo paese in qualche modo ad essere indipendente è stato la Liberia, mentre l'ultimo è il Sudan del Sud. Ecco qua, la Liberia, il primo stato, il Sudan l'ultimo. Diciamo che tra gli stati che hanno lottato per l'indipendenza sicuramente non possiamo non citare il Congo. Il Congo da una parte e poi parleremo dopo di un altro stato. Allora, il Congo diciamo che apparteneva, tra virgolette, era stata una colonia del Belgio fino al 1960 e il Belgio aveva ridotto in miseria il Congo, l'aveva depredato in tutti i modi. Nel 1960 il Congo riesce a diventare indipendente, quindi diciamo assume una propria conformazione come Stato. Dobbiamo ricordare che in Congo, ma anche negli stati vicini come il Ruanda e il Burundi, la popolazione era divisa in due tribù, diciamo, in due ceppi etnici, in due gruppi etnici. Tutsi, T di Torino, U, Torino, S di Savona, I, Tutsi e Uti, H di Hotel,
Udi, Udine, Torino, i Uti, Tutsi e Uti. Erano praticamente questi gruppi etnici che avevano cercato di avere anche loro l'indipendenza, quindi avevano appoggiato l'indipendenza del Congo. Però qual era il problema? Che i Tutsi erano sempre stati appoggiati dagli europei per governare localmente le varie colonie. Quindi diciamo che se Tutsi e Uti in realtà volevano in qualche modo un'indipendenza dell'Africa rispetto ai vari dominatori, ai vari colonizzatori, dall'altra parte tra di loro i due gruppi non erano compatti perché i Tutsi erano visti sempre come i secondini, i galoppini, le pedine degli europei stessi. Allora, che cosa succede? Tenendo conto di questo, nel 1994 in Ruanda, che è lo stato, uno degli stati confinanti con il Congo, in Ruanda scoppia una guerra civile tra Huti e Tutsi. Nello specifico, un gruppo paramilitare, cioè formato da soldati non appartenenti all'esercito del Ruanda, ma volontari, tra virgolette, questi Huti uccidono i Tutsi, dando vita a un vero e proprio genocidio, cioè sterminano completamente la fazione, diciamo, il gruppo etnico dei Tutsi. E così si apre una vera e propria guerra nel Centro Africa, perché quei pochi sopravvissuti scappano dal Ruanda e si rifugiano nel Congo, e lì continua la guerra tra i Tutsi e gli Huti congolesi, perché appunto gli abitanti del Congo non vedono di buon occhio questa azione della vicina Ruanda. Perché continua questa guerra che tuttora continua, anche se ha cambiato forma? Perché dal Ruanda la guerra si sposta al Congo, in quanto in Congo sono presenti grandi giacimenti di diamanti ed oro, per cui si lotta per il controllo di queste materie prime. Questo allargamento, che ha coinvolto i gruppi etnici principali dell'Africa centrale, ha fatto sì che si parlasse di guerra mondiale africana, che ha portato alla morte di 3 milioni di persone. Quindi, come vedete, l'Africa è tutto tranne che un continente tranquillo, sotto tanti punti di vista, e tuttora, ripeto, ci sono tantissimi focolai di guerra aperti. Ma a tal proposito, vi consiglio di guardare un film, Hotel Ruanda. È del 2004, ma vi spiega proprio questo discorso del genocidio in Ruanda. Quindi diciamo che l'Africa è un continente travagliato sotto tanti punti di vista, è travagliato dal punto di vista delle guerre interne, è travagliato dal punto di vista religioso, perché ad esempio ci sono delle aree in cui ci sono i fondamentalisti islamici che vanno ad uccidere, ad esempio, i cristiani. È travagliata perché ci sono stati che ancora hanno profonde ingerenze economiche sull'economia locale, quindi nonostante ci siano degli organismi sovranazionali, tipo la Banca Africana dello Sviluppo, che è stata fondata nel 1963 e che poi in qualche modo è strettamente legata all'Unione Africana che nasce nel 2002, di fatto l'Africa non riesce a mantenere un equilibrio politico e un equilibrio economico tale da permetterle di crescere. Allora, sempre a livello politico, possiamo dividere l'Africa in tre nuclei: il Nord Africa, cioè diciamo la zona settentrionale, poi abbiamo l'Africa centrale, e poi abbiamo l'Africa australe. Allora, il Nord Africa fondamentalmente, come vedete, è la parte settentrionale che si trova a ridosso, se vogliamo, del Sahara e comprende cinque stati. Di questi cinque stati, le capitali che vi nomino le dovete ricordare. Marocco, con capitale Rabat, eccola qui, vedete dove c'è la manina. Poi abbiamo Algeria, sto andando da ovest verso est, quindi Marocco, con capitale Rabat. Algeria con capitale Algeri, Tunisia con capitale Tunisi, scusatemi, Tunisia, ho preso la Libia, Tunisia con capitale Tunisi, Libia con capitale Tripoli, e noi siamo andati a conquistare la Libia è stata una delle nostre colonie, Egitto con capitale il Cairo. Questi sono i cinque stati dell'Africa settentrionale o Nord Africa. Poi c'è praticamente qua il Sahara occidentale, che in realtà è una regione contesa che è stata occupata militarmente dal Marocco. Allora, fondamentalmente Marocco, Algeria e Tunisia, questi tre stati qua, inizialmente formavano quello che era noto come Maghreb. Cioè, Maghreb è una parola che vuol dire ciò che si trova a ovest del Nilo.
ma con il tempo il Maghreb è diventata tutta l'Africa settentrionale, cioè questi cinque stati che vi ho nominato: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto. Ricordatevi che la Tunisia, la Libia e l'Egitto nel 2011 sono stati protagonisti della cosiddetta primavera araba, cioè la popolazione in questi tre stati è insorta per far cadere i locali regimi dittatoriali e avere una forma, tra virgolette, di democrazia. Poi abbiamo l'Africa centrale che comprende tutta una serie di stati. Comprende il Senegal, eccolo qua. Comprende il Senegal, la cosiddetta Costa d'Avorio, che si trova a ridosso del Golfo di Guinea, importante perché è da qui che tra il XVI e il XIX secolo è partita la cosiddetta tratta degli schiavi. Cioè, dal 500, dal 1500 al 1800, da qui venivano prelevati gli schiavi per le piantagioni americane, per le colonie europee, eccetera. Poi abbiamo la Nigeria, eccola qua, con capitale Abuja. Poi abbiamo il Camerun, la Repubblica Centrafricana, scusatemi. Poi la Repubblica Democratica del Congo, di cui vi ho parlato prima, Ruanda e Burundi, Uganda e poi il Kenya con capitale Nairobi. A questi stati che vi ho nominato si aggiunge il Corno d'Africa, eccolo qua, Eritrea con capitale Asmara, Etiopia con capitale Addis Abeba e Somalia con capitale Mogadiscio. Diciamo che questo corno d'Africa, Eritrea, Etiopia e Somalia è stato l'oggetto delle migrazioni, sì, della colonizzazione da parte degli italiani. Quindi dell'Africa centrale voi come capitale dovete ricordare la Nigeria con capitale Abuja, il Kenya con capitale Nairobi e poi il corno d'Africa, Etiopia con capitale Addis Abeba, Eritrea con capitale Asmara e Somalia con capitale Mogadiscio. Allora, a livello geografico, ricordatevi soltanto questo, che abbiamo fondamentalmente nell'Africa centrale il cosiddetto Golfo di Guinea, eccolo qua. Poi, ultimo settore, Africa australe, cioè l'Africa meridionale, che comprende fondamentalmente quattro regioni. La regione subtropicale, cioè quella che si trova sotto il tropico, la regione insulare, quindi la subtropicale è questa, l'insulare, poi abbiamo la regione desertica, che è questa zona qui dove si trova il deserto del Namib e del Kalahari, e la regione temperata, quindi il Sudafrica. Allora, tra gli stati presenti nella regione subtropicale troviamo il Mozambico, eccola qua. Questo è il Mozambico. Poi nella regione insulare ovviamente troviamo il Madagascar e ricordate, vabbè, ve lo dico adesso. A proposito di regione insulare, oltre al Madagascar, ricordiamo altre isole, altri gruppi di isole. Abbiamo le Seychelles, eccole qui, famose per essere una meta abbastanza turistica, le Mauritius qua sotto e le Comore qua. E poi in realtà qua sopra, davanti alla Tanzania, c'è appunto sempre Zanzibar. Quindi la regione insulare l'abbiamo detto. Sono isole tutte nell'Oceano Indiano. Poi nella regione desertica, che è quella che è proprio a ridosso del tropico, abbiamo lo Zimbabwe e Namibia. Allora, Namibia, eccola qua, e Zimbabwe. E poi nella zona temperata abbiamo il Sudafrica. Sudafrica che noi ricordiamo a livello geografico perché si trova nella zona temperata sotto praticamente gli ultimi deserti. Presenta il capo più a sud, cioè il capo di Buona Speranza. Ma noi lo ricordiamo questo stato perché è lo stato in cui, in qualche modo, a cui si associa la storia di Nelson Mandela e la lotta per i diritti delle persone di colore. Vi dico adesso qualcosa a livello politico, poi voi farete una ricerca su Nelson Mandela. La nostra lezione si conclude con la visione del discorso che Nelson Mandela ha pronunciato una volta diventato presidente del Sudafrica dopo un periodo di prigionia. A tal proposito, vi invito a guardare il film Invictus, proprio sulla storia di Nelson Mandela.
Allora, ricordate che il Sudafrica presenta fondamentalmente due capitali. La capitale legislativa è Pretoria, scusatemi, la capitale legislativa è qui, Città del Capo, che è quella ufficiale se vogliamo, ma c'è anche una capitale amministrativa ed è qua, Pretoria. E poi, altra cosa che dovete ricordare, all'interno dello Stato del Sudafrica è presente una enclave ed è lo Stato del Lesotho. Che cos'è un enclave? È uno Stato che territorialmente si trova all'interno di un altro Stato, ma è autonomo a livello politico. Al mondo ne esistono tre. Due si trovano in Italia e sono la Repubblica, scusatemi, sono San Marino, che si trova praticamente al confine dell'Emilia-Romagna, quindi geograficamente si trova in Italia, però politicamente è uno stato autonomo. L'altra invece è Città del Vaticano, che geograficamente si trova nel Lazio, ma politicamente è uno stato autonomo. E la terza è appunto il Lesotho, che si trova geograficamente in Africa, nello specifico nello stato del Sudafrica, ma politicamente è indipendente e appunto è uno stato a sé. Adesso vi faccio vedere il video. Le pagine. Quello che avete visto va integrato con la videolezione che vi ho fatto adesso, quindi con questa lezione e con queste pagine del libro di geografia da 66 a 76. Adesso vi faccio vedere un attimo il video di Nelson Mandela.